Pugno duro dei militari dell'arma, nella lotta ormai senza quartiere alla prostituzione, i carabinieri di Riccione, unitamente ai colleghi di Ravenna, nell'ambito dell'operazione Squillor, hanno fatto scattare alle prime luci dell'alba le manette ai polsi di tre persone, Eugenia e Mona Lisa Dragomir, rumeni di 25-26 anni, e dell'albanese Eraldo Berberi, 24enne, arrestato nella città bizantina, ritenuti a capo di un gruppo criminale dedito alle estorsioni, favoreggiamento e sfruttamento di giovani ragazze. È un'altra operazione nella lotta alla prostituzione, in effetti la compagnia di Riccione quest'anno ha portato a termine almeno 4 operazioni nel settore. Questa è iniziata durante quest'estate al seguito di un'aggressione subita da una prostituta in strada e da lì è venuta a denunciare l'aggressione a noi carabinieri. Si è partito con la denuncia di estorsione e poi abbiamo scoperto un vero e proprio sfruttamento alla prostituzione stessa. Un sodalizio ben affiatato. Erano un gruppo almeno di 4 persone, due di loro si occupavano di accompagnare le donne su strada e altre due, compresa una donna, di assicurare la loro protezione, quindi gravitavano spesso nella zona dove vi erano queste donne proprio per assicurarne la loro sicurezza. Ecco. Fenomeno quello della prostituzione in strada che anche nella Perla Verde, come peraltro nel resto della riviera, è più che mai radicato nel periodo estivo. Sì, in effetti nel periodo invernale Riccione da questo punto di vista è abbastanza stabile, non ci sono grossi numeri. Anche l'operazione poi dimostra che si parlava di una decina di donne, ma era nel periodo estivo, quindi siamo a livelli, in questo periodo, a livello più basso, insomma, fortunatamente.